È una pagina di fuoco, potremmo dire, il conflitto più clamoroso che i Vangeli ci raccontano. Forse è più violenta la passione di Gesù, ma durante la passione Gesù rimane in silenzio. Qui invece ciò che rende incandescente anche solo il racconto è il fatto che Gesù non sta in silenzio, ma potremmo dire alimenta il conflitto. E forse già questo ci può fare pensare, perché noi automaticamente siamo portati a evitare i conflitti, almeno di solito è così. Pensiamo che in ogni conflitto ci sia qualcosa di sbagliato, un errore, se dobbiamo augurarci qualche cosa è non avere fastidi. È abbastanza difficile immaginare di seguire il Gesù reale, quello di cui ci parlano i Vangeli, vivendo in pace, vivendo senza fastidi, vivendo senza che nessuno metta in questione la nostra tranquillità. Se questo è il nostro ideale, non avere fastidi, non essere disturbati, rimanere nella nostra tranquillità, sempre che poi ci riusciamo davvero, pagine come questa sono un campanello di allarme, perché ci fanno vedere come Gesù, volendo portare la pace, non è vissuto in pace. Scegliendo la verità, ha non solo subito, ma ha vissuto dei conflitti. Potremmo leggere anche così la passione di Gesù. Nel suo silenzio Gesù si oppone un'altra logica, un'altra vita, un altro modo di essere, che proprio il suo silenzio rende più chiaro, una contestazione ancora più forte alla logica che muove chi lo accusa e chi lo crocifigge. Più le tenebre sono intense, sono radicali, più la sua luce risplende. E allora forse la Quaresima ci invita anche a pensare così, che più che cercarci delle strane penitenze, più che procurarci dei sacrifici un po' campati per aria, forse la più grande penitenza è avere il coraggio di seguire realmente questo Signore, di vivere il suo Vangelo alla lettera, di prenderlo così sul serio da cominciare ad avere qualcuno che, non perché lo desideriamo noi, ma ci chieda cosa stai dicendo, cosa stai facendo, perché pensi così. È interessante che Gesù e chi litiga con lui apparentemente credono le stesse cose, si pensano figli di Abramo, credono di dare ascolto a Mosè, dicono di avere in Dio un solo padre. E forse così capiamo perché anche nella Chiesa, a volte, dove dovremmo avere la stessa fede, ci rendiamo conto, magari sentiamo parlare di conflitti. Non è semplicemente avere opinioni diverse. Il Vangelo fa emergere che si può dire con le labbra di credere in ciò che in realtà, dice Gesù, voi non conoscete. Gesù dice a chi lo sta ascoltando che con le parole, forse con i pensieri, dicono un nome, il nome di Dio, dicono il nome di Abramo, ma non sanno chi Abramo sia, non sanno chi Dio sia. E se questo è stato scritto nel Vangelo è perché metta in discussione anche noi. Il Dio in cui credo esiste, è vivo, mi fa vivere, mi libera, mi dà uno sguardo sul mondo libero, acuto come quello di Gesù, oppure mi irrigidisce, mi rende aggressivo, mi rende violento, mi dà l'impressione che tutti e tutto siano sbagliati. Questa è la differenza profonda che emerge tra il Figlio di Dio, tra colui che Dio ha mandato, tra colui che vive con Dio e chi nomina Dio
ma non l'ha mai conosciuto. Credo che sia importante anche questa verifica che la parola di Dio ci permette di fare. Quali sentimenti abitano in me, non solo quando sono in chiesa, ma quando ogni giorno ricevo le notizie che riguardano il mondo in cui io vivo, non quello che sogno, non quello ideale, non quello di cui ho nostalgia, ma il mondo reale. Reagisco nel modo in cui qui vedo reagire chi aveva creduto in Gesù ma è deluso di Lui. Reagisco in modo violento a ciò che vedo attorno a me. Penso che tutti e tutto siano sbagliati, che debba difendere ciò che credo. Oppure ho la percezione, come Gesù, di vivere in un mondo che è realmente abitato dalla grazia di Dio, che è salvato, che è amato, in un mondo in cui vale la pena di vivere e di camminare anche tra molti conflitti, di fare la giustizia, di portarla. Questo capitolo ottavo di Giovanni si apre con delle pietre che devono essere lanciate contro un'adultera, una lapidazione che Gesù riesce a sospendere. Chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei, e si conclude con altre pietre. Raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui. Così siamo fatti noi quando ci troviamo davanti alla verità. Questa è la prima reazione, di non accettarla così com'è. E invece, se abbiamo il coraggio di stupirci di un Dio così, di un Signore così, di mettere in discussione tante sicurezze che ci rendono così aggressivi e che in realtà si rivelano essere le nostre profonde insicurezze, le nostre grandi paure, allora non solo lasciamo cadere le pietre, i nostri corpi, le nostre mani, le nostre menti smettono di essere irrigidite, ma apriamo gli occhi su una realtà diversa da come l'abbiamo vista finora, perché cominciamo a sentirla come la realtà di Dio, quella che Dio ama, di cui ci circonda e in cui ci ha posti perché viviamo, crediamo e condividiamo la gioia di essere fratelli e sorelle.